città, per chi è di Cernicola vi saluto, la maggior parte di voi li conosco, molti non conosco e questo mi fa piacere perché vuol dire che Cernicola da questo punto di vista è attrattiva anche nei confronti di chi non è residente della nostra città. Saluto Letizia Espadoni e Anna Adami e farei un grosso applauso. A loro per aver scelto Cernicola come territorio a cui dare una possibilità, sto imparando anch'io la terminologia del sentimento. Io ritengo che nulla accade per caso e secondo me quello che sta succedendo oggi non è accaduto per caso, perché si incontrano intelligenze magari che erano a disposizione in territori diversi. Loro hanno fatto molto più di noi perché ormai sono 5 anni che pedalano, però erano riusciti ad arrivare fino a Molise, dopo era territorio vergine. Cernicola inaugura l'apertura del meridione d'Italia al progetto del Sentemente e in questi 3 giorni soprattutto giorni felici, benessere, che poi loro meglio di me vi racconteranno e vi diciamo esporranno. Io li saluto veramente con un grande affetto perché Cernicola è orgogliosa di avere qui Letizia e Anna. Cernicola è orgogliosa di essere la porta del meridione rispetto a questo progetto. Io ho avuto l'onore di essere tra i relatori un paio di settimane fa a Castel San Pietro alla 5ª edizione del Sentemente e vi devo dire che hanno lavorato molto, c'erano 500 partecipanti, tutti attenti rispetto a quello che veniva detto in quella giornata, 500 persone convinte che il progetto del Sentemente possa essere il presente ma io dico soprattutto il futuro di chi convive con la demenza. E noi rispetto a questo dobbiamo crederci. Io ritengo essere il nostro territorio pronto per poter fare questo salto di qualità, però abbiamo bisogno di chi ha fatto qualche chilometro prima di noi e io ritengo che oggi abbiamo qui le persone giuste, le persone che sicuramente ci daranno una mano a recuperare il tempo perso, ma noi saremo così bravi e così veloci da recuperarlo in fretta. Adesso facciamo questi 3 giorni, poi naturalmente sarete qui fino alle prime ore del pomeriggio. Domani sera vi invito già da subito, faremo un incontro aperto sia alle strutture presenti sul nostro territorio, ma aperto diciamo a chiunque voglia ascoltare dalla voce di Letizia Espadoni il percorso del Sentemente, perché io ritengo che oggi Cernicola stia facendo una cosa di altissimo livello ed è giusto che il territorio lo conosco. Io mi congedo augurandovi una buona giornata, augurando un buon lavoro a Letizia e Anna e ci rivedremo domani sera a questo incontro pubblico. Grazie a tutti e buon lavoro e faccio.